Ciao a tutti, amici del Sagittario. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Sagittario, tendenze energetiche generali per la seconda metà di giugno 2023. Abbiamo la carta della morte, amici del sagittario. La carta della morte in realtà indica che potrebbe esserci un periodo, diciamo, impegnativo, ehm, dove potrebbe essere necessario tagliare con alcune relazioni, alcune situazioni, alcune attitudini, abitudini, modi di pensiero. Adesso poi ognuno lo applica alla propria realtà, eh, che però eh, appunto tale taglio potrà dare inizio a... A una trasformazione, a una rigenerazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io, intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona proprio nulla o se per caso volete completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente segno lunare o Venere. E sotto, nella descrizione del video, trovate il link ad un video che vi spiega come unire significato di più oroscopi. Trovate il link al video che vi spiega di che cosa tratta la sezione riservata agli abbonamenti. E trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Allora, ragazzi, iniziamo con un 4 di coppe, 2 di coppe, 4 di pentacoli asso di bastoni al contrario abbiamo la carta dell'appeso al contrario due di bastoni e dieci di bastoni mm. allora amici del sagittario si parte da questo 4 di coppe. Il 4 di coppe, se ci fate caso, in questo mazzo anche è rappresentato con della pioggia. Parla sempre di qualcuno quando c'è la pioggia, fa sempre riferimento un po' alle lacrime, a quello che bisogna pulire, a quello che in questo caso si sta aspettando o non si sta vedendo. Eh ragazzi, il 4 di pentacoli per me è sempre un po' ehm, la carta della cecità di qualcuno che non vuole vedere. O non vede semplicemente perché non è cosciente, non è consapevole. C'è questo 2 di coppe. Allora, se per voi fosse eh, una questione, diciamo, di affetti e relazioni, può far riferimento ad un legame che potrebbe iniziare mh, nella prima parte di giugno, scusate, nella seconda parte di giugno. Può essere anche semplicemente un accordo, magari a livello lavorativo, un compromesso, dipende dalla ehm, situazione di ognuno di voi, come avevo già detto prima. Il 4 di pentacoli mi fa pensare che siate attaccati a un certo tipo di accordo, un certo tipo di sicurezza probabilmente, o per qualcuno si tratta di aver sicurezze maggiori. C'è anche un asso di bastoni che parla in questo caso, essendo il contrario, di una mancanza di azione, una mancanza di iniziativa o addirittura una mancanza di concretizzazione, di contatto fisico, di contatto con la realtà anche. Abbiamo poi la carta dell'appeso, il 2 di bastoni e il 10 di bastoni, ma li andiamo a vedere poi direttamente con i mini tarocchi. Adesso ripartiamo dal 4 di... Pe Scusate c'era una carta girata. Ripartiamo dal 4 di Coppe. 6 di bastoni, Papa e Regina di bastoni. Allora, qui c'è qualche cosa che vorreste fosse ufficializzato, è come se fosse quel riconoscimento eh, di cui avete bisogno per riuscire a raggiungere un certo ruolo, una certa sicurezza in voi stessi, um, un certo potere personale mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Qua... Mm. Mm. <ride> Quattro di bastoni imperatrice. Tenete presente che queste sono due carte che parlano di contratti, di matrimonio nello specifico, di qualche cosa che è stabile, che è certo, che è duraturo. Io credo che sia nel caso che sia una relazione nuova nella seconda parte di giugno, una conoscenza che magari diventa qualcosa di più, o che sia un compromesso di lavoro, un compromesso inerente a un tipo di impegno che vi prendete nei confronti della società ragazzi sarà qualcosa di duraturo di stabile di riconosciuto che vi porterà verso l'espansione vi dirò per qualcuno vedendo solo queste carte o come la sensazione che si tratterà di andare a convivere di qualche questione legata a un accordo magari tra fratelli per la gestione della casa di una madre o delle proprietà della madre di famiglia in generale, però tenete presente che questo gruppo di carte spicca proprio l'amore, la stabilità, l'andare a convivere, la concretizzazione di qualche cosa. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli: regina di denari e sette di bastoni. Allora, io qui credo che diciamo il dubbio quello che potrebbe un po' se vogliamo incrinare eh, i movimenti energetici di questo di questo periodo potrebbe essere eh, qualche cosa che è legato alla concretezza, alla quotidianità, al vostro modo di controllare, di proteggere, di difendere, di mh, di occuparvi troppo di certe questioni, di certe di certi temi che magari ehm, che magari sono troppo impegnativi per voi e vi dirò che potrebbero farvi tralasciare alcuni lati della vostra vita 4 di pentacoli è una carta di attaccamento ragazzi siccome c'è una regina di pentacoli attenzione ehm, attenzione a <ride> uh, a non farvi intrappolare da quelle che sono le questioni quotidiane, le questioni pratiche e materiali. Tipo, ho come l'idea: se state organizzando un matrimonio, non fissatevi troppo su alcuni dettagli. Andiamo a vedere l'asso di bastoni: mm, mm. abbiamo un 10 di pentacoli al contrario e un asso di coppe al contrario è come se mancasse, come vi dicevo prima, un'azione decisa, un'intenzione. O anche un incontro, un punto di incontro, direi, considerato che abbiamo un 10 di pentacoli. Sto guardando, ragazzi, che per qualcuno Potrebbe essere anche un riferimento a quello che è l'unione della coppia, è proprio matrimonio, casa, coppia, fidanzati, cioè il due di coppe è proprio la carta del, del fidanzamento, del compromesso. E poi qui è come se ci fosse questo desiderio di allargare subito la famiglia, però è come se c'è qualche cosa che. E credo che faccia parte di questo attaccamento che vi impedisce di agire. Se fosse una questione lavorativa, ragazzi, io sento che nell'azienda dove state facendo il contratto, proponendo il vostro progetto, eh, ci sarà modo di espandersi, ci sarà modo, appunto, come vi dicevo, di andare verso la prosperità e verso l'abbondanza, ma fate attenzione a non sacrificare quello che è il lato emotivo, il lato umano all'interno di un'azienda, di, un di un lavoro, diciamo a favore ehm, di quello che è il lato economico. Tenete sempre presente che le aziende comunque sono una sorta di famiglia e, e qui è un po' come se mancasse quest'unione familiare. Come se fosse coppia famiglia globale, azienda filiale, ipotesi azienda madre. Andiamo a vedere la presa al contrario, perché con la presa al contrario si sblocca qualche cosa, ragazzi. 5 uh. di bastoni al contrario, 2 di coppe, 7 di spade e 8 di spade. Quattro di coppe e quattro di coppe ce l'avevamo anche all'inizio della all'inizio della lettura è come se venissero fuori delle questioni. Vi parlavo prima dei dettagli, no, quando c'è un cinque di, di pentacoli, parla, Scusa, scusate di bastoni, è una carta che parla di litigi, di discussioni, di competizioni, ehm, che in realtà. Hanno poco valore, hanno poca importanza. È come se doveste rendervi conto di certe proiezioni o modi di vedere che avete. Tenete presente che avete la morte. Quindi, qui è come se ci fosse una sorta di piccola morte dell'ego, andiamo a vedere il 2 di bastoni. Giudizio e carro al contrario. Allora il 2 di bastoni parla di un'indecisione. È come se ci fosse qualcosa da valutare ed è... Qualcosa a cui siamo attaccati, ricordatevi che qui avete anche il quadro di pentacoli. E qualche cosa che potrebbe essere ehm, l'obiettivo del vostro futuro, magari. E anche qui il caro una carta di scelta, di direzione, come se verso la fine di giugno, ragazzi, iniziaste a vederci chiaro con la carta dell'impero. De de del del giudizio qui abbiamo due carte che parlano appunto di proiezione di qualcuno che vede più negativo di quello che è, ehm, parla anche di non vedere possibilità di uscita da questa situazione, però è come se ad un certo punto con la carta dell'appeso si sbloccasse qualche cosa è come se ci fosse un ok, le cose sono così non ci posso fare niente, niente, io è inutile che mi racconto delle bugie, come mi comporto? È come se fosse un è inutile cercare di star dentro questa situazione. Che cosa faccio? Resto, mantengo quello che ho guadagnato fino ad adesso oppure vado verso direzioni e prospettive future? Qui vi dirò, avendo il Carlo al contrario, è come se fosse più in fase di Osservazione, rielaborazione e presa di consapevolezza con la carta del giudizio più che di reale scelta nella seconda parte di giugno. Andiamo a vedere i 10 di bastoni perché qui si tratta di lasciarsi indietro. Eh, allora, ho i 10 di bastoni che parla di responsabilità, ma ho anche questo 6, questo 8 di spade che parla di senso di colpa. Quindi qui si tratta di lasciarsi indietro qualche questione che fondamentalmente non è ehm, o non è più sana o ragazzi semplicemente non è vostra competenza, non è vostro... Ehm, è come se ci fosse un impedimento a cambiare le cose così come stanno. Cioè sembra tutto idilliaco, però è come se quando poi entrate dentro... La situazione o questa relazione o questo eh, ruolo è come se ehm, ci fosse un attimo di ok, ma adesso che cosa faccio? Perché qua ci sono un sacco di cose da, da risolvere, mi sento responsabile per gli altri, pensavo fosse una cosa invece un'altra. E alla fine di giugno eh, ci sarà come una sorta di comprensione e di movimento, perché 10 di bastoni è una carta che chiude un capitolo, è un 10, parla della chiusura di un ciclo e dell'inizio di un altro ciclo. E il 3 di spade è una ferita, quindi tenete presente che avete un cavaliere di bastoni. Può essere che riguardi una persona nello specifico, potrebbe essere un collega o un partner, considerato giustamente che abbiamo tutte queste... Eh, carte di unione, di coppia, di matrimonio, di convivenza, di fidanzamento, insomma, e qui potrebbe esserci la necessità di lasciarsi indietro o certe aspettative inerenti al partner, e quindi ecco che si trasforma quello che è la relazione, quello che è l'idea che voi avevate della relazione, oppure per qualcuno si lascia proprio indietro il partner, o la partner, insomma, il collaboratore, il socio. Un collega. Andiamo a vedere ancora un con per vedere come termina la lettura. Io intanto, vi ricordo che sono già uscite le letture per il lavoro per i single per tutto il mese di giugno e le trovate nelle playlist del canale. All'ombra di noi stessi, ci chiediamo perché mai è buio. <ride> Difatti, vi sento un po' all'ombra di voi stessi quando c'è un otto di spade e quando c'è anche un sette di spade. Parla sempre di qualcuno che vede più nero di quello che è. La figura è bendata, ragazzi. E anche qui avete comunque la carta della ceciccia, cecità. C'è qualche cosa di cui non siete consapevoli, o che non vedete, o che non volete vedere perché vi state raccontando delle storie. Qui si tratta di rompere con delle credenze limitanti, delle forme pensiero. Um, Sì, c'è qualche cosa probabilmente legato al modo in cui voi vedete le cose semplicemente. Se avete un atteggiamento ehm, come quello del lotto di spade, quindi negativo, anche con la tendenza magari a essere un po' vittima, a farsi sensi di colpa per gli altri, eh, diciamo che non siete proprio in una delle migliori fasi per valutare una situazione e neanche per prendere delle decisioni, eh. Di solito le decisioni è meglio prenderle quando si è in un periodo di calma, né in un periodo di troppa euforia, né in un periodo di troppo basso eh, energetico. Cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare al prossimo periodo. Potete farmelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione, con la vostra iscrizione, con una donazione, ogni tipo di supporto per me è molto importante. E di fatto voglio ringraziare tutte le persone che sostengono il canale. Io vi ringrazio anche di essere rimasti qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.